È finito 0-0, un derby che ha regalato grandi emozioni, soprattutto per quello che hanno dato i tifosi dagli spalti. Che risultato è? Un risultato che vi soddisfa alla fine? Ci soddisfa da una parte perché abbiamo fatto la partita che abbiamo preparato. Loro sono venuti qua sapendo che c'era un pubblico che comunque ci spingeva. All'inizio è stata una partita un po' tattica e ci abbiamo provato in tutti i modi per comunque portare questi 3 punti a casa. Non ci siamo riusciti, ma siamo comunque soddisfatti della prestazione. Forse soprattutto nel finale di gara è prevalso un po' il tatticismo e nessuna delle due si è scoperta in modo determinante. Io penso che chi non si è scoperto è stato il Catania. Noi abbiamo fatto la partita, come ho detto prima, come l'abbiamo preparata. Abbiamo avuto delle occasioni, potevamo sfruttarle un po' meglio, però usciamo dal campo a testa alta, soddisfatti. Abbiamo sudato la maglia, ognuno di noi, chi è entrato, chi ha giocato dall'inizio. Un po' di rammarico c'è perché comunque volevamo regalare questi 3 punti a queste 18-20.000 persone che c'erano. E infatti li ringraziamo davvero tanto perché ci hanno dato quella spinta in più. Peccato, però portiamo questo punto a casa che comunque almeno un punto è importante, anche un punto. Come giocare davanti a un pubblico del genere? Adesso l'obiettivo è ovviamente cercare un po' di mantenere questa gente vicina alla squadra. Io penso che per portare questo pubblico a San Filippo abbiamo sudato dalla prima giornata, stiamo dando il massimo, ma non la domenica, ogni giorno, perché io penso che, non so se quanti di voi vedono i nostri allenamenti, noi mangiamo l'erba, davvero mangiamo l'erba ogni giorno, facciamo sacrifici, siamo ragazzi veramente che dall'anima in ogni allenamento, e la domenica penso che i risultati si stanno vedendo. Non è stato per te un periodo facile, adesso già da Melfi un po' la fine del tunnel dopo il grave infortunio, quali sono le tue condizioni? È stato un mese abbastanza duro perché non è stato un problema muscolare, ma è stato un problema di un organo interno, quindi mi ha portato a star fermo completamente, non potevo far niente, però è stato un momento che ormai è passato. Ora pian piano prendo la condizione e non è una cosa che mi preoccupa comunque.